Siamo lodati Gesù e Maria. Delle Suore Carissime stiamo celebrando questa solenne e suggestiva liturgia della Veglia Pasquale. Questa è la celebrazione in assoluto non solo più importante del tono liturgico, ma anche la più bella. Questa celebrazione è distinta in quattro parti. Adesso stiamo terminando la seconda, l'omelia, e costituisce già nella sua struttura uno splendido esempio di quella che si può chiamare catechesi liturgica in atto. Sapete che nella Chiesa c'è una antichissima legge, diciamo così, che suona così: quando la Chiesa celebra la liturgia, quando prega, sta dandoci la legge della fede, cioè quello che vediamo compiersi nella liturgia, nulla di quello che vediamo compiersi è casuale, è una scuola di fede. Allora, quali sono queste parti di questa legge? La prima, abbiamo cominciato fuori dalla Chiesa, si chiama liturgia della luce o lucernare. Abbiamo visto la benedizione del fuoco, l'accensione del cero, l'ingresso in chiesa a luci spente con le candele accese. Che cos'è questa cosa? Questa liturgia della luce con cui si apre la Veglia Pasquale celebra la luce di Cristo risorto, che è simboleggiata dal fuoco e dal cielo pasquale, che avete visto intronizzato solennemente in chiesa a luci spente, viene incensato appunto perché simboleggia Cristo e la sua divinità rifulgente nella risurrezione, e proclama quindi in questi simboli assai evidenti cosa? Anche poi nel pregonio pasquale che abbiamo recitato subito dopo, con le candele ancora accese. Il trionfo della luce sulle tenebre, il trionfo del bene sul male, il trionfo della morte sulla vita. E questa è la prima parte. La seconda parte, l'abbondantissima liturgia della parola. Abbiamo ascoltato 9 lettori, tante. Poi ci torneremo un attimo. Che cosa fanno queste letture? Rievocano tutte le tappe dell'azione di Dio nella storia della salvezza, a partire dalla creazione, abbiamo risentito il discorso della creazione, fino alla risurrezione. Poi le ripasseremo rapidissimamente in rassegna, questa omelia deve essere possibilmente breve, ma vedremo. La liturgia della parola ci narra le opere di Dio, e sullo sfondo c'è il contrasto tra le opere che ha fatto Dio e i guai che abbiamo fatto noi, tra le opere di Dio perfette e sante e le opere dell'uomo che sono un guaio. Potremmo anche denominarla il confronto tra la volontà divina e la volontà umana: perfetta la prima, disastrosa la seconda, ma grazie a Dio la prima trionfa sulla seconda. Ecco, subito dopo l'omelia ci sarà la splendida liturgia battesimale, ci sarà la benedizione dell'acqua e l'aspersione poi per l'acqua. Perché? Sapete che nella Veglia Pasquale cosa ottima sarebbe proprio celebrare i battesimi. Anticamente, quando venivano battezzati gli adulti, venivano battezzati la notte di Pasqua e poi per 8 giorni portavano la veste bianca addosso come segno della vita nuova. Tanto è vero che domenica prossima, che è la prima domenica dopo Pasqua, si chiama anche Domenica in Albis. In Albis vuol dire in bianco. Perché? Perché dopo quegli 8 giorni i neobattezzati, durante la messa, al termine della messa, si toglievano le vesti bianche, che sono un simbolo chiaramente della vita nuova, e le ridavano al vescovo. Allora, cosa succede in questa liturgia? Perché la Chiesa ce la fa vivere? Perché questa è l'attualizzazione liturgica del mistero celebrato in questa notte. San Paolo, nell'ultima lettura che abbiamo letto, ci ha ricordato. Qui c'è una differenza fondamentale tra chi conosce Cristo. C'è un uomo vecchio che è morto e è sepolto, e un uomo nuovo che vive. Quindi che cos'è questa liturgia? La partecipazione alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, e la rinnovazione delle promesse battesimali. Io
riaccenderemo le candele quando si fa questa rinnovazione. Vi invito a farlo con la massima partecipazione possibile, non come un rito, ma come qualcosa di partecipato, di vissuto. È la cosa più bella che possa esistere. Queste promesse rappresentano il fondamento della nostra dignità e della condizione di grazia di ogni battezzato, che sia però impegnato nella sicurezza del suo Signore. Infine, la quarta parte, la liturgia eucaristica, che come in ogni celebrazione della Santa Messa, ripresenta sacramentalmente il mistero della passione e della morte di Gesù, ne proclama con forza la venuta risurrezione, ne esprime l'attesa della venuta ultima, definitiva, quando tutta l'ampiezza del suo trionfo sarà pienamente dispiegata in misura definitiva e totale con il definitivo annientamento del peccato e della morte, perché Gesù è risorto, ma quando Gesù tornerà, noi risorgeremo con lui, con questo corpo. Questa non è una favola o una chimera, questa è la nostra fede, diremo al termine delle promesse battesimali, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di confessarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Bene, un breve scorso sulle letture, le ripercordiamo rapidissimamente. La prima lettura, la grande opera di Dio, la creazione con al culmine l'uomo. Non date retta tutte quante quelle sciocchezze che dicono in giro, eh? La creazione era una cosa tutta mezza strana, fatta male, che poi piano piano si è migliorata un po'. No, no, la creazione è stata dalle mani di Dio come un'opera perfetta. Anche noi, prima della caduta di Adamo, se avessimo voluto vedere Adamo prima della caduta, ci sarebbe preso un colpo. È meglio non vederlo, perché sapete, Adamo ha fatto tanto purgatorio, ma proprio sta in paradiso. Però se uno vedesse quello che si è perso Adamo, gli verrebbe voglia di dire qualche sfrontone, di mandargli qualche accidente, poi sarebbe una bestemmia, perché Adamo ed Eva stanno in paradiso, mi si possono mandare. Ma noi non abbiamo idea di come era la condizione dell'uomo prima della caduta. La prima grande opera di Dio. Poi succede il disastro del peccato originale, della decadenza, del diluvio, e subito nella liturgia si presenta Abramo, l'inizio della storia della salvezza. Abramo è l'emblema della fede, perché per entrare nell'opera salvifica di Dio ci vuole la fede con la F maiuscola, vissuta, creduta e sperimentata, aprendo e spalancando le porte al Signore. Terza grande opera di Dio. L'esodo, il passaggio del Mar Rosso, la liberazione del popolo antico dalla schiavitù del faraone, abbiamo sentito nella preghiera. Israele era simbolo nostro, del popolo di Dio, le acque sono simbolo del battesimo, il faraone era simbolo del diavolo. L'azione salvifica di Dio tende a liberare l'uomo dalla schiavitù del demonio e del peccato per immetterlo in una vita di amicizia e comunione con lui. Questo ce lo dice la bellissima quarta lettura, non so se lo siete ricordate, la bellissima incipit della quarta lettura, il profeta Isaia comincia: tuo sposo è il creatore. Ecco la quarta opera di Dio. Dio vuole intessere con l'uomo, e questo lo fa con chi lo vuole, un rapporto di tale e intima e profonda amicizia e amore da essere paragonato a quello che c'è tra una sposa degni di questo nome, cioè che si amano profondamente, veramente. Quinta lettura, il profeta Isaia, uno dei passi più belli dell'Antico Testamento. Il Signore ci ricorda che le sue vie non sono le nostre vie, che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Qui si comincia a introdurre il tema della distanza che c'è tra noi e l'Altissimo, tra il suo modo di fare, di vedere, di pensare e il nostro, e quindi l'importanza che noi adeguiamo la nostra piccola mente alla sua grande mente, le nostre piccole ristrette vedute alle sue ampie e grandi vedute. Ecco, mi volevo fermare solo un po' di più sulla sesta lettura, che è un po' la chiave di volta di tutta la liturgia. La rileggo con voi. È un'esortazione del profeta Baruch che dice: ascolta Israele i comandamenti della vita. Cosa sono? Quello che Dio vuole da noi. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza.
Ascolta un po', Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Il contesto storico di questa parola è da quando Israele era deportato in Babilonia. Lo sai perché? Perché tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Se noi meditassimo qualche settimana queste parole, sarebbe tempo speso bene. Qualunque cosa nella nostra vita vada o sia andata storto, ma dico qualunque, e dico qualunque, dipende solo da una cosa. Non c'è nessun'altra cosa che dipende. Dal fatto che in tutto o in parte io mi sono discostato da quello che Dio vuole. Non c'è altro. Nient'altro che questo. Cosa succede quando l'uomo accoglie il Signore e decide di rientrare nelle sue vie? Una benedizione su una benedizione e soprattutto una cosa stupenda, profeta Ezechiele, settima lettura, promessa del Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Attenzione, dopo che benedico l'acqua santa, ci sarà il rito dell'asperges. Il rito dell'asperges, che chi viene a messa la domenica ricorderà, si può fare ogni domenica, e io rinnovo ogni domenica. Anche questo, come ho detto tante volte, non è facciamo sta cosa. Questo è un gesto liturgico. Quando voi vedete un gesto fatto durante la liturgia, dovete, come dire, subito dire che significa questa cosa, anche se non lo sapete, cioè questa cosa sicuramente significa qualcosa, sicuramente. Quindi quando uno fa l'asperges, ti ricorda, guarda che il Signore ti asperge con acqua pura, con l'acqua ti ricorda il battesimo che hai ricevuto, col battesimo hai ricevuto, dice il Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo che ti purifica da tutte quante le tue iniquità e che la legge e la volontà di Dio te la fa penetrare dentro il cuore. Per cui se tu sei risorto con Cristo, quando ti confronti con la volontà di Dio, con la parola di Dio, con la legge di Dio, non senti più un contrasto. Dice, a me piacerebbe tanto con questi peccati, però purtroppo se non lo fa, perché forse i comandamenti saranno veri, forse il prete dice così, ma sarà vero, ma no, forse non è vero. Non è così. Quando tu ti avvicini al Signore e senti la sua parola, rientri in consonanza, cioè anche se è una cosa un po' impegnativa, dici sì, è così. È cessato il cuore di pietra, perché fino a quando c'è quel cuore di pietra, gli oli nei capi, la grazia di Dio dentro di noi non ci entra. Anche se fossimo, come dire, brave persone anche dal punto di vista religioso, perché non basta essere brave persone dal punto di vista religioso, ma occorre tenere aperto il cuore al Signore. San Paolo, concludiamo, introducendoci alla liturgia battesimale, ci ricorda che quando uno incontra il Signore c'è un prima e un dopo, c'è un uomo vecchio e un uomo nuovo. Se tu stai vivendo come Dio vuole, si vede. Se non si vede, se noi siamo sempre gli stessi, se questa Pasqua siamo gli stessi di un anno fa, o forse peggio, c'è qualcosa che non funziona, non in Gesù, perché Gesù la vita nuova ce la monta per tutti, per chiunque lo desidera, ma in noi c'è qualcosa che non funziona, forse c'è il cuore duro, forse c'è la convinzione che più o meno siamo brave persone, quindi tutto sto bisogno di cambiare, di convertirmi, non ce l'ho, o qualche altra cosa. Però se abbiamo queste disposizioni, Pasqua arriva. Voi sapete che Pasqua in ebraico significa passaggio, c'è un passaggio santo, quindi passa il Signore e ti porta verso una vita migliore, più bella, fantastica. Oppure, avete visto, passaggio, cioè passa oltre, cioè passa ma tu manco te ne accorgi e rimani esattamente lì dove stavi. Non sia mai che per noi la Pasqua sia così. Chiediamo a Maria Santissima, nella gioia di questa notte e adesso nella rinnovazione solenne, dopo la benedizione dell'acqua delle nostre promesse, che ci conceda di vivere una grande Pasqua, spalancando il cuore al Signore.
accogliendo il dono della vita splendida che ci dona con la forza e la potenza della sua risurrezione. Siano lodati Gesù e Maria.